Io devo dire, siamo stati allora al Senato per fare la rievocazione di Pasolini. Allora poi tu mi hai scritto su Instagram, io sono andata sul tuo profilo, ho visto Kim, ho detto ma lui deve venire con Kim. Quindi hai conosciuto me per conoscere lei. Ho detto la dobbiamo invitare, deve arrivare con sua moglie. Siete bellissimi. Grazie. Tu ti sei innamorato di lei come? Come te, guardando una foto. Ho visto una foto e improvvisamente è scattato qualcosa dentro di me. Dove l'hai vista questa foto? L'ho vista in un social network che usiamo spesso e che giustamente era nella bacheca di una mia amica. Ho detto, ma senti, ma questa ragazza come faccio per incontrarla, per conoscerla? L'ho stalkerizzata per un po' e poi alla fine ha ceduto. E... perché va detto che Kim, adesso c'è anche l'interprete dall'inglese, giusto? Però tu parli comunque un po' l'italiano. Avete una bimba di 5 anni. Sì, in realtà ho cominciato a parlare da poco, quindi cerco di parlare. Perché Kim, tu sei nata a New York o sei nata a New York? No, sono nata in Vietnam. In Vietnam. Però sei arrivata piccolissima. Sì, quando avevo soltanto un anno. E mia famiglia e io ci siamo trasferiti lì dopo la guerra di Vietnam. Sì. No, adesso stavo guardando tuo marito. Scusate, no, perché riguardala. Riguardala. Questo è proprio da me fare, non so, l'hashtag. Guardami come Luca guarda Kim. Sono uscito di casa e ho detto, non devi piangere. Come non devi piangere? Non so, io quando la vedo... È molto romantico, Luca. Allora, la prima volta ti devo dire la verità. Quando sono praticamente partito e siamo andati a mangiare al ristorante vietnamita per la prima volta. Io quando l'ho sentito ordinare in vietnamita mi sono uscite le lacrime. E non so perché. È qualche cosa che... Scusa, cosa hai ordinato in vietnamita? Perché vorrei parlare di molto buono, sicuramente. È perché è una musicalità incredibile la lingua vietnamita. Ma tu eri mai stato in Vietnam? No, non sono mai stato. E lei non è mai più ritornata. Quindi sarà un viaggio... Da fare insieme, c'è anche la vostra bimba figlia, adesso, certo. Che si chiama? Sofia Grace. Una meraviglia assoluta. E senti, no, ma voglio niente, dimmi qualcosa in vietnamita, ti prego. Ok. Hôm nay là ngày ngày đẹp lắm. Ở đây với... Guarda lui, cosa ci ha detto? Ma tu stai studiando? No. So qualche parola, ma no, devo dire che aspetto che lei lo insegni a nostra figlia e le spiero, perché sono sicuro che lei le insegnerà come lingua segreta. Per parlare così tu non capisci. Va bene, sto continuando a notare la sciccheria di Kim, che da vera newyorkese è vestita divinamente, però mandiamo una clip del paradiso, dai, così prendiamo fiato tutti, vai. Allora, mi hanno detto che voleva vedermi, ci sono novità? Sì. Il nostro comune amico è qui a Milano. Gallo in Italia? Un bel colpo di scena, no? Posso? Prego, prego. Se fossi in lei, non perderei tempo. Potrebbe essere già a colloquio con Bergamini. Cosimo è arrivato a tanto. Ho preso alcune informazioni su Gallo. È uno che sa muoversi bene. È conosciuto per la sua perspicacia, ma... anche per una certa spregiudicatezza. Ma questo non mi stupisce. Soltanto una persona senza scrupoli darebbe credito a certi deliri. Certo. E comunque, commendatore, secondo me è tutto un bluff. Ma le conviene andare a vedere le carte per primo. Tu sei Dante Fabiani, che è un uomo... Dante Romagnoli. Dante Romagnoli, scusami, sì. Che sai che è un uomo... molto bello, molto charmant, anche un po' cattivo però. E ha un amore che non si capisce che fine farà. Diciamo che anche lui è combattuto tra i valori e la strategia, il piano che sta portando avanti e le emozioni che prova, i sentimenti che incomincia a provare per una donna che insieme a Dante fanno una bella coppia, Dante e Beatrice. Giusto. E queste settimane qua, che poi sono le ultime, no, del Paradiso, saranno delle settimane molto... E che succede? Succede l'apocalisse. Davvero? Per Dante sì.
Per Dante sì, per il personaggio di Dante gli cambierà la vita. Sarà dura. L'amore, io quando l'ho letta le scene, beh, sai, l'amore colpisce. C'è una famosa canzone di Gianni Morandi, l'amore ci cambia la vita. Devi deciderlo però, devi sceglierlo, se inseguirlo oppure rifiutarlo, ricacciare il sentimento dell'amore. Allora, andiamo per ordine. Tu, ho capito che hai scelto che ti cambiasse la vita. Direi e di invece sì. Il tuo Dante Romagnoli? Non si sa ancora. Vabbè. È molto combattuto, anche vabbè, perché lo sta facendo da una stagione. Guarda, mi faccio raccontare tutto da Emanuele. Non spoiler da Emanuele. Anche perché tu che combini invece nel paradiso? No, io con lui non vado d'accordo nel paradiso. Ma come no? E noi non ci parliamo mai. Ti ha fatto anche quello scherzo delle cose. Sì, viene un po' a trovarmi al bar, gli faccio il caffettino, però non c'è proprio questo feeling, siamo un po' diversi, diciamo. Attento, perché ti rischia di chiudere la caffetteria, secondo me. No, per favore, l'ho aperta ora. Simpatico, sono sì, simpatico. No, è un po' malvagio, un po' cattivello. Senti, Kim, torniamo a quel famoso contatto con questo bel ragazzo italiano. Allora, lui chiama la tua amica e lei ti dice, perché aveva visto una tua foto. Sì. E cosa succede? Questa tua amica ti chiama, che te lo comunica, te lo scrive? Adesso parlo in inglese, va bene? Sì, ma puoi parlare italiano, parli bene, tranquilla. Sì? Oh, grazie mille. Tranquilla. Allora, mia amica mi ha chiamato che c'è questo attore. E ho detto, attore? Cosa faccio con un attore? Perché sono talmente diversa, sì. Sono un consulente di gestione, attore, consulente. Ma ho detto che... Una manager, ha a che fare con gli affari, con i numeri. Che sì, ci devo fare con una dantessa, esatto. Una dantessa Romagnoli. Ma e qui... alla fine lui è molto romantico, molto differente di quello che forse ho pensato. Vedi? Sì. Anche perché gli attori, insomma, non è che passano per essere sì, no, persone, non per magari, quello, no, ma soltanto perché we didn't know each other, no? Esatto, non ci conoscevamo, quindi sei esatto. Uno poi, straniero, una persona che così d'amblè gli manda un messaggio e lei risponde. E questo è, se vuoi, la verità della vita che noi spesso ripetiamo, mai farsi influenzare dai pregiudizi. La prima regola, la prima regola. True. Io dico sempre, la dolcezza è fare una carezza ad uno sconosciuto. Che bella frase. È vero, ma è così. Senti, come hai fatto a conquistarla? Oltre ai messaggi 50.000, gli ho chiesto di... l'ho invitata a Roma a mangiare, a un ristorante, e lei stava a Firenze, no? Che stava studiando lì l'italiano, stava prendendo lezioni di italiano, e la sera prima ho pensato bene di fratturarmi 4 dita del piede. Quindi le ho mandato un messaggio con la gamba alzata in una clinica col gesso. Lei ovviamente ha pensato, ma questo mi sta prendendo in giro. Quindi al secondo attacco, dopo un mese, ha desistito un'altra volta e ci siamo visti. Per me è stato un amore a prima foto, a prima vista. E da lì in poi, un anno dopo, dicembre 2016, eravamo all'altare. Che meraviglia! Adesso la vediamo una foto del matrimonio? Credo che ci sia, perché avete fatto anche, avete fatto dei riti in più, com'è la storia? Allora, abbiamo aggiunto al tradizionale rito del matrimonio anche la coronatio e la velatio, che sono due riti facoltativi che si possono fare aggiungendo alla cerimonia. La coronazione è praticamente, esprime il circulus, no? Queste due corone fatte con, noi abbiamo scelto delle foglie di alloro, e esprime il circulus, cioè la perfezione, non in senso mondano, regale, ma o morale, è proprio il senso del compimento, cioè la mia vita giunge a compimento grazie e per ragione dell'amore di Kim, del nostro incontro. Infatti c'è, cioè, nella formula si dice Luca ricevi Kim come corona, Kim riceve Luca come corona. E invece la velatio, ragazzi, è tutto vero, cioè succede questa cosa, è tutto vero, l'amore esiste, te lo dico. Ma fatelo, perché comunque al di là dell'aspetto così scenografico, ha un senso anche religioso, un senso di omaggio, è molto sacro, è molto spirituale, perché c'è una grandissima intimità, ma soprattutto nella velatio. La coronatio è un rito bizantino molto antico, mentre la velatio era già presente ai tempi dei riti romani.
Ed è una cosa ancora più d'atmosfera, perché c'è praticamente questo velo che tengono o i genitori di entrambi. Ma voglio vedere i testimoni. Il filmino, adesso non ce l'abbiamo qua, devi mandare il filmino, devi tornare col filmino. Scusa. Assolutamente sì, dove c'è la canzone di John Legend. E questa velaccia è la presenza... È quella che abbiamo ascoltato, esatto, quando siete entrati. È la presenza di Dio che scende, no, per benedirci, per proteggerci, mm-hmm, mentre... Quindi esprime la verticalità, no, di questa discesa di Dio nel gesto dello scambio delle fedi, che invece è la proiezione orizzontale. Guarda che belli, eccoli qua, vediamo la foto che c'ha qui con noi. Insomma, c'è... Senti, Kim, ma quando lo hai visto, l'ho incontrato per la prima volta. Sì. Mm-hmm. Anche per te è stato colpo di fulmine? Allora... Guarda lui! Lui è perso. Pubblicità, ce lo dici dopo. Devo dire che dopo... Pubblicità. Siamo qui con Luca Bastianello e Kim Vu e stavamo ripercorrendo il momento nel quale Kim incontra Luca e la domanda era: è stato colpo di fulmine? Allora, il primo giorno, il primo incontro ho dato a me... vediamo come va. Ma dopo 3 giorni ero completamente innamorata. Tre giorni. Tre giorni di cene, di fiori, di... Ecco, sì. Ho sfruttato la bellissima strategia dei fiori, no? Dei petali di fiori del principe cerca moglie. Come camminava, gli buttavo i petali di fiori. Cioè, no, scusami, non ho capito. No, il film non l'ho visto. Cioè, Welcome to America. No, non l'ho visto, vabbè, ho visto altri film, non l'ho visto. Non è di male. Cioè, un po' violenze, io non vedo. Ogni sera gli offrivo un mazzo di rose, bianche, rosse, verdi, gialle. E quando camminava, quando l'accompagnavo per accompagnarla al ristorante, gli spargevo i petali di fiori per strada. No, per strada, sì, per strada, in macchina, dappertutto. Cioè, sai, io mi sarebbe No, ma è molto romantico. Ma che dici che la ti è costata? Ma devi entrare nell'atmosfera, cioè per me era un incontro poi con la... Sì, no, devo dire, a me una volta un ex fidanzato mi cosparse la macchina di fiori, infatti un'ansia infinita per riconquistarmi, mi fece trovare la macchina completamente... Quindi ci hai messo prima la colla. Piena di rose a gambo lungo, era completamente piena di rose a gambo lungo la casa. Angoscia, vabbè, comunque non parliamo di me. Allora... Però vedi, ti è rimasta come cosa. Sì, angosciosa, no, scherzo. No. Mio padre al compleanno me l'ha regalato i fiori. Basta. Cioè, nessun uomo ti ha mai regalato i fiori? No. Non è vero. No, te lo giuro. Carolina, non è vero, non è possibile. Ma papà, al compleanno. Vabbè, qua dobbiamo ampliare la terapia di gruppo. Ogni anno, al compleanno. Senti, Luca. E quindi, vabbè, quindi poi tu non eri mai stato in Oriente, giusto? No. Tu non sei più tornata a New York a quel punto? No, sempre in viaggio, sì, a New York, dappertutto. Però dopo che hai conosciuto lui... No, ma sì, sempre ritornavo a Luca. Senti, sì, con i suoceri com'è andata? Sua madre, noi la soprannominiamo Yoda, per la calma, non so, quasi l'aurea mistica che porta, come cammina, come ti spiega le cose, come... È molto tranquilla. Sì, è molto, molto accogliente, dolce, di una delicatezza, di una pacatezza infinita. E il papà, insomma, è stato una persona molto forte che ha combattuto con l'esercito americano, ha fatto veramente una vita molto, molto forte, molto dura. E siamo d'amore d'accordo. Cioè, li adoro. Vorrei soltanto esprimermi in vietnamita, no? Parlare con loro in vietnamita. Ma anche sentite, allora, qui abbiamo la canzone Senza Tempo, Remigi e Mezzancella. Esatto. Memo, sei pronto? Siamo pronti. Sei incantato da questa coppia, vero? Vai, racconti. Allora, siamo estasiati da questa coppia e quindi noi vorremmo dedicarvi 2 canzoni, una del presente e una del passato, tra l'altro... Soprattutto a Kim, esatto, soprattutto Memo Remigi ha imparato a fare perfettamente Fausto Leali, quindi saluto Memo Remigi, do il benvenuto a Fausto Leali. Perdonate. Mi segna l'imitazione. Proviamo. Kim, sorriderò se non a te. La M, la M.
se tu non sei più qui, lo sai, mi hai fatto male, lasciandomi solo con te. Ma quello è Tony Dall'Ara, no? Ma non importa. Perché? Io ti aspetterò. Ma quello è Tony Dall'Ara. Ho la dallarite dentro. Per colpa di Kim, 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 Kim. Stanotte voglio stare acceso, dire sempre di sì. Per colpa di Kim, 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 Kim. Ama Hoochie Hoochie Man, Hoochie Hoochie Man, yeah! Evviva! Evviva! Stupendi! Luca! Veramente buon vento, tanti tanti auguri. Solo due domande volevo farti in più, insomma, sulla tua carriera e sul tuo percorso, perché so soprattutto che sei, sulla tua vita, perché so che sei molto legato alla figura di tuo nonno. Nonno Gino, sì. Sì. E beh, è la persona con cui ho passato tutti i pomeriggi, se non andavo a cavallo, a disegnare, a parlare. Mi ricordo che gli piaceva ancora, perché era abituato, no, durante il periodo della guerra, a dormire per terra, e quindi faceva questo gioco con lui, che dormivamo per terra, e mi raccontava le sue storie. E nonno Gino è stato proprio un eroe di guerra. È stato nella guerra, è stato anche imprigionato, ma nella liberò, guerra in Africa. Liberò peraltro un sì, convoglio. Un convoglio con all'interno molte famiglie di ebrei, è un racconto che mi ha fatto anche mia nonna. Sotto suggerimento di Kim mi disse: ma perché non gli fai delle interviste ai tuoi parenti, a tutti, certo, i nostri parenti? E allora un pomeriggio mi sono messo lì a farle raccontare tutta la sua vita, aveva già 97-98 anni. Prima che morisse, e lei mi raccontò che una sera tornò a casa nonno Gino e gli disse che aveva lasciato il treno con la sua bici. Lui portava sempre la sua bici nella locomotiva, e guardando le varie locomotive aprì questo portellone e liberò gli ebrei facendoli scendere. Ora non so dove, probabilmente lui faceva la tratta del nord-est, quindi Verona, Milano, quella tratta che faceva da Milano a Padova. È stato uno dei primi macchinisti di treni veloci nel tempo della guerra. Però non ne faceva un vanto, cioè per lui era una cosa normale, no? Era una cosa che avrebbero fatto, che avrebbero dovuto fare tutti. E quindi, insomma, tra i racconti degli animali, io ero appassionato degli animali, dei suoi racconti, quando mangiava, che ne so, quello che trovava in Africa, serpenti, di tutto. Però si può sempre scegliere da che parte stare, è una cosa che si diciamo... Si deve scegliere sempre da, bravo, che parte stare. Si deve scegliere sempre. Va bene, Luca, Kim, grazie davvero per essere stati con noi. Grazie. E con... grazie.